a lungo nel campo. Fefe De Giorgi al suo posto. La seconda linea di Juric, palla un po' bassa e sbaglia. Prende tempo Bracci prima del suo servizio in salto. Eccolo, l'Italia conduce 2-0, 10-7. Buona la ricezione della Jugoslavia che va poi ad attaccare positivamente da Juric, che in teoria è l'opposto di riserva, riserva di Batez, altro giocatore che milita nel nostro campionato in U2 a Forlì. E invece Juric ha giocato decisamente bene, almeno a livello personale, in questa finale, nella quale però la Jugoslavia sta facendo i conti con la grandissima voglia e il grandissimo carattere dell'Italia, che va a difendere su ogni pallone, come in questo caso. Ancora una difesa azzurra, poi la palleggia di Gravina per Papi. La difesa stavolta è della Jugoslavia, che attacca con Vujevic. La finale che vale il titolo mondiale, l'ultimo titolo mondiale del secolo. Sbaglia la battuta Vujevic, sul nastro il pallone. Molto meno incisiva al servizio la Jugoslavia rispetto alle precedenti partite. E chiaramente tutto più facile anche per la ricezione italiana, che adesso l'Italia va ancora a segno con un muro vincente di Gravina. 11-7, seconda battuta consecutiva per Meoni. Ancora un muro passivo azzurro su Gerbic, l'attacco di Papi. Ed è il punto numero 12. Samuele Papi, terzo attacco vincente in questa finale mondiale. Gerbic per l'attacco del fratello Vladimir. La difesa azzurra e poi stavolta c'è il muro di Juric. Interrompe quindi la serie in battuta di Meoni la Jugoslavia. Al servizio con Atanaskovic, ma ha 5 lunghezze da recuperare la Jugoslavia. La decisione degli arbitri, viene data fuori questa conclusione. Schiacciatore di 28 anni, ha giocato 3 anni a Padova, 2 a Cuneo, adesso come detto è tornato in Italia a Roma. Vediamo la decisione degli arbitri, perché il collaboratore di lì cambia nelle file azzurre, cambia la diagonale Bebeto, intanto è entrato Pasinato al posto di Meoni. Difende l'Italia, che adesso è senza palleggiatore di ruolo, e c'è il tocco sulla conclusione di Bracci, che con la solita corsa lungo il campo scarica tutta la sua tensione. 13-8 per l'Italia, di nuovo a più 5, è a 2 punti dal titolo mondiale. È anche su questa con 3 uomini, Bebeto, palleggiatore in seconda linea, De Giorgi, la difesa sul primo tempo di Gravina e poi il muro dello stesso Gravina, cambio palla Italia. Anzi, si trattava, scusate, di Gardini, il capitano della nostra nazionale. Eccolo qua inquadrato, 33 anni, alla quarto mondiale consecutivo. Grandissima difesa degli azzurri. Adesso servirebbe un muro. E invece c'è ancora un'altra difesa, stavolta di De Giorgi, poi Pasinato. Sì, è suo il 14° punto e l'Italia può giocare la prima palla per chiudere il match. Anticipato tutto di un punto, perché la partita non è ancora finita, siamo sul 14-8. Manca soltanto un punto però agli azzurri. È in campo il pallonetto di Tanaskovic, che ha rischiato e parecchio, è andato a toccare la linea però il pallone. Avete visto inquadrato anche Mirko Corsano, il nostro libero, uno dei migliori in assoluto in questo ruolo. Eccolo inquadrato, lo schiacciatore mancino umbro, con le sue battute è stato decisivo in più di un'occasione al mondiale, non stavolta però. È lunga,
E siamo sempre sulla 14 a 8 per l'Italia, che già ha avuto due palle match. Ma non riesce ad approfittare la Jugoslavia delle occasioni. In questo momento l'Italia. Bebeto intanto ha rimandato in campo Gianni al posto di De Giorgi. Il primo piano per Gravina, in battuta c'è Pasinato e sbaglia anche lui. Se ne va quindi anche la terza palla match, che comunque ha messo a segno un punto importantissimo, il punto numero 14. Eccezione di Papi, poi l'attacco eccezionale di Bracci da seconda linea, e si lamenta con gli arbitri Bebeto, perché secondo lui sono trascorsi più di 5 secondi prima della battuta della Jugoslavia, e già in un paio di occasioni questo fallo è stato fischiato all'Italia, per l'esattezza a Gravina. Comunque, quarta palla match, 14-8 per l'Italia, annullata anche questa da Geric con il suo primo tempo. Va in battuta adesso Djuric per la Jugoslavia. La ricezione perfetta di Corsano, e perfetto è anche l'attacco dell'Italia. Con Gravina ancora un cambio dopo il giro dietro di Sartoretti, torna in prima linea Gardini per l'Italia. Quindi adesso in prima linea ci sono Gardini, Bracci e Gianni. La tensione sul volto di Vladimir Gerbic, di Gianni, di Bracci. È la quinta palla match per l'Italia. Il servizio flottante di Gravina. Ed è fuori però, attenzione, attenzione, perché c'è giocatori. 5 palle match sono già state annullate dalla Jugoslavia. Adesso in battuta con Vladimir Gerbic, la sesta. La riconquista per gli azzurri, Marco Bracci. E il risultato non si sblocca, ancora 14-8. Gianni in battuta, riceve Tanaskovic, Vladimir Gerbic, Nikola Gerbic per Djuric, che ottiene ancora un cambio palla. Non riesce a chiudere l'Italia. Djuric in battuta. Meoni per l'attacco di Bracci, che viene difeso da Gerbic. Poi c'è il punto della Jugoslavia con Geric, il punto numero 9. Accorcia le distanze la formazione di Gajic. Rimangono comunque 5 lunghezze di vantaggio all'Italia. Possono essere tantissimo. Un po' distante dalla rete la ricezione per il palleggio di Meoni, ancora un errore stavolta di Gianni da seconda linea, chiede il tocco a muro. Per il momento la tradizione viene rispettata con la Jugoslavia. L'Italia ha la partita in pugno ma non è finito ancora l'incontro, e questo è un contrattacco pesantissimo sbagliato dalla Jugoslavia. La palla match ancora nelle mani dell'Italia. 14-10, affidata al servizio di Bracci, può essere la palla del mondiale, ed è così, la mette in terra Papi, lunga la ricezione di Geric. L'Italia è campione del mondo, è azzurra ancora una volta, l'ultima palla del mondiale, la gioia dei giocatori della nostra nazionale, la delusione dipinta sul volto di Vladimir Gerbic. Nessuno come l'Italia della